Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi, come avrete già letto dal titolo, andrò a scambiare il mio primissimo farm egg. Boh! Ma prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Detto questo, iniziamo subito. Sono già entrato in un server e dovrebbe essere ricco. Adesso andiamo a controllare subito. No, non sembra molto ricco. Allora, andiamo a vedere un po' com'è la situazione al centro, ma prima sì. Allora, ci sono un po' di novità. La prima che potete vedere già qui a schermo è che sono riuscita ad ottenere la mia primissima renna artica. Yeah! Seconda novità è che sono riuscito anche ad ottenere, oh mio Dio, cioè guardatelo qui, sono emozionatissimo, è il mio primo farm egg. Allora, io non ne ho mai visto uno, non ne ho mai avuto uno, non ne ho mai schiuso uno, cioè veramente non so neanche com'è. Chiaramente me l'hanno scambiato, non l'ho neanche equipaggiato perché ho detto no, lo devo fare qui con voi. E quindi sì, sono riuscito ad avere una rena artica che ho fatto io fra i rider, addirittura no potion, e questo bellissimo farm egg, ragazzi, che ho fatto un affare. Andiamo subito ad equipaggiarlo così vediamo com'è. Oh ragazzi, è bellissimo questo qua. Allora, credo di non averlo mai detto, ma o forse sì una volta, ma il farm egg è il mio uovo preferito. Cioè, non credo esistano i dream egg, ma questo è il mio uovo preferito. È bellissimo, prima di tutto. Cioè, guardate, io adoro la mucca, è uno dei miei pet preferiti di Adopt Me. E questo qua ovviamente ha le chiazze da mucca, le orecchiette, la coda. E inoltre i pet che si possono trovare all'interno, secondo me sono tra i più belli dell'intero gioco. Potete trovare, a parte le due duck che però potete trovare il lama, potete trovare la mucca, potete trovare l'owl, potete trovare il corvo. Cioè ragazzi, questo uovo contiene solo pet, secondo me, fantastici. Vabbè, comunque, allora andiamo a vedere com'è la situazione in centro, perché magari poi è un server super povero e devo pure andare a cambiare server, quindi andiamo a vedere subito. Allora, diciamo che non è poverissimo, però non è proprio quello che sono andato a cercare, quindi direi proprio di andare a cambiare server. Andiamo a cambiare server. Ok, allora sono riuscito ad entrare in un server e mi sembra abbastanza ricco. Abbiamo un canguro neon. Abbiamo... cosa abbiamo? Abbiamo elefante, mucca, pavone, tartaruga. Abbiamo già una richiesta di Jaram. E andiamo a vedere che cosa ci offre per il farm egg. Una white tiger, ma proprio no, ce l'ho addirittura neon. Ah, tra l'altro io ancora non ho fatto la white tiger neon, ma non la vado a fare perché voglio andarla a fare quando mi spunta una di quelle missioni nella task board, così almeno mi prendo la ricompensa. Ok, Laura X Mango ci ha mandato una richiesta di trade e andiamo a vedere che cosa ci offre. Una roccia, due rocce, tre rocce, quattro rocce, cinque rocce, sei rocce. No, vabbè, no, no, non è proprio quello che sono andato a cercare. Abbiamo un'altra richiesta di Bella Mason 8. Cioè ragazzi, cioè le richieste qua volano. Aveva aggiunto un cane, ma ha tolto la richiesta, quindi... cioè ha tolto il cane, quindi non lo so. Un Metalox, declino di già perché no. Continuiamo a scrivere Trading Farm Egg. È sempre quella di prima, quindi vado a declinare. Io non ho la più pallida idea di quanto valga un Farm Egg al momento. Allora, i Simpli ci ha inviato una richiesta di amicizia. Sì, certo, Fede, ce la puoi fare. Una richiesta di trade. E per il nostro farm egg ci offre un unicorno dorato, ride, un uovo, no grazie. E comunque mi sono dimenticato di dirvi che questo uovo volevo andare ad aprirlo inizialmente. Però ho detto, sai che c'è, prova a scambiarlo. Se riesco a ottenere qualcosa di carino, bene. Se non riesco a ottenere nulla di carino, abbiamo una nuova richiesta di Cashmed 3. Stavo dicendo, se non mi danno nulla di carino, posso sempre comunque aprirlo. Qui ci vado a offrire un polipo fly ride, ma assolutamente no. Per il momento non abbiamo ricevuto grandi offerte. Al massimo poi posso andare... oh, c'è una civetta, io adoro la civetta. Civetta, ragazzi, veramente è uno dei miei pet preferiti. E che tra l'altro, mi sa che l'ho già detto prima, si può trovare in questo uovo. Quindi se sono super fortunato, magari potrebbe uscirmi una civetta. Comunque non lo vado ad aprire in questo video. In questo video provo solo a scambiarlo. E se non ottengo nulla di interessante, proverò in un altro video
a scambiarlo, cioè a schiuderlo. Non so cosa sto dicendo. Raga, niente. Mi sa che devo andare a cambiare server perché non mi stanno offrendo nulla di interessante. Prima di cambiare server, comunque, volevo andare a guardare un attimo sul sito quanto vale un farm egg, perché non ne ho la più pallida idea. Vale un 16, quindi vale un po' meno di una king monkey e un po' di più di un albino monkey, quindi non male secondo me. Camaleonte è sceso un sacco, e anche lo squid, cioè lo squid è sceso veramente tantissimo, e pure il camaleonte, perché prima erano tipo qua. Vabbè, siccome questi server cioè in questo server non vedo nulla di interessante, provo ad andare, sapete, in quei server super ricchi delle caverne che vi ho mostrato come entrare in un video, che comunque lo potete trovare qui sul mio canale. Andiamo in uno di quei server, perché lì si fa fatica a volte scambiare dei pet, perché vogliono fare sempre scambi super pazzeschi. Però a volte, se si trova qualcuno che, cioè, comunque se ne intende, o comunque qualcuno che colleziona uova, o qualcuno che veramente, si riescono a ottenere bei pet. Quindi direi di andare lì. Ok, sono finalmente riuscito ad entrare dopo un sacco di tempo. Ed ecco qui che, come potete vedere, abbiamo Evil Unicorn, Pappagalli Neon, Giraffa, Frost Dragon, Bat Dragon, veramente di tutto di più. Quindi prendiamo in braccio il nostro Farm Egg. Abbiamo una richiesta di Quest, non ne ho la più pallida idea. E per un farm egg ci offre un Arctic Fox Neon. Non sono molto interessato, quindi vado a declinare. Però comunque mi apro il sito, perché me ne sono completamente dimenticato. Quindi vado ad aprirmi il sito qui sul cellulare. Come vi ho già detto prima, in questi server comunque sono tutta gente super ricca, che molte volte non vuole fare trade con cose molto semplici. Cioè non vuole fare trade con tipo uova o queste cose qua, ma vuole tipo pet neon e robe del genere. Abbiamo una richiesta di Pro Byron. Andiamo a vedere che cosa ci offre per il nostro farm egg. Un owl neon. Allora, io provo a inserirla qui sul sito. Ci vado a fare una small lose, quasi fair. Ve lo faccio vedere anche qua. È praticamente quasi fair. Sta aggiungendo delle robe. Ha aggiunto un drago, una salamandra. Però non sono molto interessato, quindi vado a scrivergli good offer but no thank you. Ok, abbiamo una richiesta di Ella Rose Jordan, quindi andiamo a vedere che cosa ci offre per il nostro farm egg. Al momento nulla di interessante comunque. Ok, uno Skelerex, uno Sea Egg. Mi sembra un po' pochino secondo me, quindi no. Non so se andare a cambiare server, perché secondo me ho sbagliato. Cioè qua non... come potete vedere qua vogliono cose super belle. Sapete che c'è? Vado a cambiare server. A few moments later. Questo qua è il quinto server, ragazzi, il quinto server che cambio, che provo ad entrare, e speriamo veramente che questo qui almeno sia buono, perché non ne posso più. Oggi veramente sfortunatissimo con i server. Ok, vabbè, allora vedo, non è ricchissimo, non è pieno, però comunque vedo due Frost Dragon e basta. Ah, un Owl. Vabbè, sentite, io ci provo lo stesso. Equipaggio l'uovo perché me lo sono perso. Dove sei, ovetto? E proviamo a scrivere sempre nella chat trading farm egg. Ok, abbiamo una prima richiesta di King Demarion 25 e per il farm egg una reindeer neon. Vado ad accettare il primo trade, giusto perché non so, cioè, se ci vale o meno, quindi proviamo a vedere. No, ci vado a fare lose, quindi direi proprio di no, decliniamo. Ok, abbiamo una richiesta di, non leggo il nome perché è troppo lungo e complicato, e ci offre un griffin. Abbiamo una nuova richiesta di Hima... veramente nomi stranissimi. Per il nostro farm egg ci offre un fossil egg, ma anche un dodo ride. Ok, una fenice. No grazie, non so cosa ci stanno andando a offrire, ma secondo me no. Ok, abbiamo una richiesta di Jonah 2000 e andiamo a vedere che cosa ci offre per il farm egg. Un guardian lion. Cioè raga, ma perché? Cioè questa è tutta roba che si può ottenere con le pozioni, cioè non con un farm egg. Vabbè, allora, sto registrando da... scherzavo. Abbiamo una richiesta di Anna Your Sister, quindi andiamo a vedere che cosa ci offre. E dopo questa, veramente, cioè, stop, perché un mega delfino, un mega cavalluccio, una mega butterfly.
vado ad accettare il primo trade, però comunque non mi sembra male, cioè nel senso, allora... Ok, così sono già in win, vediamo se aggiungiamo il... Vabbè, mi ha rifiutato il trade, però comunque questa qua era una win. Allora, stavo pensando, se provassi tipo alla giraffa, quindi io gli vado ad aggiungere... No, scusa, ho sbagliato, questo... gli vado ad aggiungere questo, gli vado ad aggiungere un koala, una turtle, un ice golem, un ghost dragon, un T-Rex, un farmag, una fly. Allora, non so se questa offerta è ridicola. Ok, mi ha declinato, quindi molto probabilmente era un'offerta ridicola. Provo a fare un ultimo trade, veramente. Aggiungo l'ice golem, questo, un falco, un T-Rex e un farmag. Allora, non so se sto andando a offrirgli un po' troppo. Ok, quindi mi sta aggiungendo tutte uova e poi va a togliermi il Frost Dragon, che secondo me è pazza, cioè perché, vabbè, ragazzi, facciamo così, lasciamo perdere. Anzi no, perché ci ha inviato un'altra richiesta, Baby Cheetah Girl, quindi andiamo a vedere che cosa vuole. Allora, per il Farm Egg ci offre una mucca ride, che in realtà secondo me è under, perché ripeto, vale quanto, adesso gli vado a dire, cioè gli vado a scrivere add, ma comunque... Un farm egg, come abbiamo visto prima, vale quanto comunque un albino. Quindi concludo qua il video, perché sto registrando da 50 minuti, che è tantissimo, veramente. Ci metterò un sacco a editare questo video. Un po' flop, perché secondo me non mi hanno fatto belle offerte. Cioè non ho ricevuto offerte del valore di quest'uovo. Cioè secondo me quando si vanno a scambiare le uova, molte persone tendono a dare di meno rispetto al valore effettivo dell'uovo. Quindi comunque, se vi è piaciuto questo video, se volete vedere altri video come questo, mi raccomando, lasciate come sempre un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao.